Nel Vesuviano un'altra storia di riscatto. Claudio De Vivo in un incidente ha perso una gamba, ha ritrovato una seconda vita grazie allo sport. Diego Di Onoro. L'incidente io l'ho fatto il 21 luglio del 2008, che un camion mi ha travolto, che stavo passando da un cantiere all'altro e mi ha portato via la gamba. Comincia così, da un grave incidente sul lavoro, la carriera di Claudio De Vivo, 37 anni, di Somma Vesuviana. Cosa ricordi di quei giorni, di quei mesi? Allora, quel incidente per me è stato bruttissimo, perché poi ho iniziato tra ospedali, interventi, chi mi diceva che non potevo più camminare. Poi mi sono recato a Budrio, al centro protesi INAIL, e lì ho trovato dei medici che mi hanno detto e mi hanno consigliato di amputare la gamba. Poi lo sport, come ti sei avvicinato? E lo sport, un po' gli amici, un carissimo amico mio che sta in Sardegna, Davide Mellis, che lui mi ha iniziato a dire: tu devi fare sport, guarda, lo sport ti aiuta tanto. E abbiamo iniziato a fare questa situazione dello sport. E su questo campo comunale di Cercola, assieme all'allenatore Mimmo Picardi e a tanti altri ragazzi e ragazze accomunati dalla stessa passione per lo sport, che Claudio si allena ogni giorno da quando la sua vita ha cambiato corso. All'inizio che ho iniziato a fare sport, ho iniziato con una protesi normale, però per avere la protesi da corsa ho lavorato ben un anno. Il 2015 il centro protesi non mi voleva dare la protesi, perché per ottenere una protesi comunque devi portare dei risultati. I risultati ce ne sono stati parecchi. Sì, nel 2017 ho vinto i campionati italiani indoor negli 800 e 1500 con due primati italiani, i campionati italiani assoluti che ho messo il record italiano nei 1500, e poi quest'anno ho vinto i campionati italiani indoor e negli 800 ho messo il record italiano. Claudio e Mimmo inseguono insieme il sogno delle Olimpiadi e insieme sono l'esempio di quanto lo sport possa essere di aiuto per tante persone. Te lo dico con le parole di Claudio. Claudio mi ripete sempre: io sono nato due volte. La seconda volta che sono nato è quando ho iniziato a correre. Vedendo lui posso dire che posso consigliare a tutti coloro che hanno subito un incidente oppure sono stati un pochettino più sfortunati, che si può partire da questo incidente per dare vita poi ad un altro percorso fatto di soddisfazioni come quello di Claudio. Quelle due ore che faccio di allenamento per me è una terapia, faccio le scale a casa senza problemi, mi muovo meglio con mio figlio, gioco con mio figlio. Invece quando non facevo sport avevo difficoltà a muovermi, stavo sempre stanco. Invece facendo sport ho visto che è la cosa utile per noi amputati, persone pure con le minime disabilità. Io credo che lo sport per un disabile è la migliore cura.